acquisisce un punto d'oro contro la Sampdoria. È una partita ben giocata dal Pescara, poteva anche andar male. Fa tutto Campagnaro, autogol prima e poi gol. Intanto il Pescara ha presentato oggi il main sponsor, la Saquella, e Sebastiani ha parlato ai nostri microfoni dei 7 punti in classifica. Ascoltiamolo. Se qualcuno con le partite che abbiamo affrontato ci avesse detto che dopo 8 partite, 7-8 partite, avevamo 7 punti, forse qualcuno avrebbe firmato in bianco, perché abbiamo, non ci dimentichiamo che abbiamo incontrato quasi tutte le squadre più forti del campionato. Ha parlato Galeone, grandissimo doppio ex, insomma un parere direi assolutamente autorevole, perché ha dichiarato testualmente: vedo 3 formazioni alle spalle dei biancazzurri, però insomma servirebbe prendere meno gol, anzi se a gennaio la società acquistasse un difensore a Oddo non dispiacerebbe. È chiaro che da qui a gennaio succederanno tante di quelle cose che noi non possiamo nemmeno immaginarle, e poi a gennaio ci faremo trovare pronti se ci sarà necessità di fare un difensore, di fare un attaccante, qualsiasi pedina ci servirà per rinforzare questo organico che secondo me è già di prim'ordine per questo campionato, lo faremo, ma senza stravolgere, senza soprattutto portare giocatori inutili. Ma il presidente è d'accordo con Galeone? Ma io con Galeone sono sempre d'accordo, non fosse altro per quello che ha scritto stamattina, che dimostra ancora una volta il suo amore per una persona città. Sia legata ad una città, come non essere d'accordo con Galeone, che ci ha fatto vivere dei momenti entusiasmanti prima come tifosi, per me che non ero in società, e considerate che noi l'abbiamo cercato anche di riportare come allenatore, quindi figuratevi se non sono d'accordo con Galeone. Buonasera dunque a Walter Nerone e Luigi Mascia. Buonasera. Allora Walter, chi non avrebbe firmato per 7 punti in 8 partite secondo te? Io no, assolutamente non firmavo. La proiezione con 7 punti in 8 partite porta a 34. Negli ultimi 5-6 anni io non ho fatto il cane da tartufi, non sono tornato più indietro. Negli ultimi 5-6 anni avrebbe voluto dire retrocessione anche con qualche giornata d'anticipo. Quindi non sei d'accordo con Sebastiani? No, secondo me Sebastiani e Oddo vedono lontano e in questo momento guardano l'aspetto tecnico, ma la traduzione in matematica li trova carenti, perché Oddo per esempio ha parlato di 20 sconfitte da amministrare, io spero che siano 15, perché con 19-20 sconfitte idem, non ho traccia di squadre che si sono salvate. Poi se ne perdi 20 e vinci tutte le altre vai anche in Europa League. Il caso del Pescara non è questo. Però ecco, voglio dire, un presidente e un allenatore che sono ottimisti mi stanno bene. Poi ecco, la matematica ne parliamo a parte. Luigi, è un punto guadagnato o sono 2 punti persi quelli con la Sampdoria? È un punto guadagnato nonostante il rammarico per il rigore non realizzato da Caprari, ma è un punto guadagnato non tanto per il punto in sé, che comunque nell'economia complessiva poi della classifica pesa e peserà, è destinato a pesare, quanto per le indicazioni che si sono tratte nel processo di maturazione di questa squadra, che trovandosi in 10 contro 11, dovendo soffrire, dovendo stringere i denti, comunque è riuscita anche a creare occasioni, ma nello stesso tempo anche a rintuzzare una squadra che dal mio punto di vista come impostazione la Sampdoria è una squadra destinata a soffrire, ma la partita con la Sampdoria per certi versi si è resa più difficile rispetto alla partita col Chievo. Lì non abbiamo dimostrato maturità e invece con la Sampdoria abbiamo dimostrato una maturità che fa ben sperare. Una nota conclusiva su Sebastiani, credo che lui si riferisse a 7 punti da sottoscrivere, considerate le squadre che abbiamo incontrato. In effetti quasi tutte le squadre, eccezione fatta proprio per la Sampdoria, tutte le squadre che abbiamo incontrato sono tra le prime 10 della classifica di oggi, e quindi ne abbiamo fatti 4 di punti sul campo, però in realtà il giudice ci ha dato questi 3 punti e quindi questi 7 punti sono 7 punti benedetti, che ovviamente aspettano di essere incrementati nelle occasioni più idonee e più utili che adesso si prefigureranno per il Pescara.
Parleremo dunque del Pescara e del suo campionato con gli altri ospiti di questa sera. Innanzitutto saluto Enrico Moretti, comandante della direzione marittima di Pescara. Buonasera. Per la prima volta direi in una trasmissione sportiva, vero? Sì, esatto. Grazie. È un debutto. Grazie allora di essere esordiente. Esordiente. Allora, per parlare così nel suo gergo, che vascello è il Pescara? È solido? Naviga bene? Direi che è un galeone proprio, no? No, a parte la battuta, è un vascello che sta affrontando con il suo equipaggio per la prima volta i mari della Serie A, nel senso le persone, i giocatori, non tutti hanno l'esperienza della Serie A, che hanno conquistato sul campo, quindi è giusto che la stiano vivendo con serenità. E chiaramente non è facile all'esordio, soprattutto incontrare le squadre che abbiamo incontrato, quindi io ritengo che 7 punti siano un bottino soddisfacente se servono per acquistare quella consapevolezza che darà frutti in seguito. Bentornato anche a Gianluca Colonnello. Buonasera. Buonasera Gianluca. Allora, la tua analisi di questo Pescara-Sampdoria, si poteva fare di più? La partita è andata, stava andando male, quindi come ha detto Luigi bisogna prendere questo punto come un punto molto molto positivo, perché tra virgolette, come si suol dire, muove la classifica, e cercare di vedere sempre le cose buone e cercare di migliorare soprattutto nell'attenzione, perché il Pescara ha lasciato dietro, anche pur giocando bene, soprattutto nelle prime 3-4 partite di campionato, tanti punti, secondo il mio punto di vista, per disattenzioni. Quindi devono cercare, oltre il gioco, oltre tutto, di prestare più attenzione, perché alla fine i punti persi possono pesare. Buonasera anche a Davide Tagliente. Buonasera a tutti. Allora, l'avvocato Davide Tagliente, sportivo. Allora, sentiamo cosa pensa uno sportivo di questi 7 punti su 8 partite. Ma dobbiamo avere una visione positiva, ottimistica, secondo me. Perché, come dicevano sia Luigi che Gianluca, insomma, mi sembra che la Serie A certamente non è facile da affrontare. Paghiamo un dazio di inesperienza, sicuramente ci dobbiamo adattare alla categoria. Come ha detto più volte Oddo, quando non è possibile fare 3 punti cerchiamo di farne almeno uno e andare avanti. Sicuramente ci sono delle cose che vanno riviste, migliorate, però io tutto sommato sono contento. Certo, sul campo sarebbero 3, però 7 li merita e 15 li teniamo. E come dice Oddo, andiamo avanti. Sigla. Sono seduto sopra una panchina, qui fermo ad aspettare, e c'è un pallone, sta viaggiando su un prato, e quando arriva mi farà sudare. Ma dimmi quando arriverai, son così teso, questa palla non arriva mai, chissà che faccia che fa. Torniamo in diretta, 20 e 58 minuti, allora Walter Campagnaro, croce e delizia di questa squadra, almeno nella partita con la Sampdoria, in generale direi che sta facendo un ottimo campionato. Sì, sì, è una piacevole, certo non sorpresa nel senso tecnico del termine, ma siccome c'erano alla vigilia parecchi timori sulla sua tenuta fisica, ci fa piacere, insomma, prendere atto che quello che aveva in realtà detto lui, che l'anno scorso aveva pagato anche la mancanza di una preparazione scientifica, metodica, eccetera, si sta rivelando una grande verità. E vabbè, poi l'autogol, i difensori
ci sta, che succede. credo non esista difensore che abbia giocato più di 100 partite che non abbia, diciamo, nel curriculum qualche deviazione sfortunata, sbagliata, eccetera. Invece, a me è piaciuto il fatto del gol che ha fatto, non tanto e non solo per il gol e per l'importanza, perché io con un collega vicino lo stavamo guardando mentre andava a prendere posizione e, detto col senno di poi, ovviamente è banale, e però avevamo detto: guarda là, pare, cioè, dava l'idea che andava con un piglio, con una determinazione perfino superiore a quella abituale. Ripeto, una sensazione banale che lascia il tempo che trova, però che dice anche di un uomo, di un giocatore che emotivamente trasmette qualcosa, perché poi sarà stato un caso che ha fatto gol. Però, così come per me non è insignificante il fatto che il miglioramento di Aquilani, questo, il vero salto di qualità a questa squadra lo può fare solo con Aquilani e Pepe, che possono aggiungere qualcosa sul piano del mestiere. Quindi, come dire, il calcio d'angolo di Aquilani, il colpo di testa di Campagnaro, che due stiamo vedendo in questo momento. Due uomini che sono, per storia e per qualità tecniche, una spanna sopra gli altri, che possono essere i trascinatori di questa squadra. Poi, ecco, Caprari secondo me prima o poi si sblocca, perché ultimamente c'è sempre qualche stingo davanti ai suoi tiri, gli Benali, cioè, da questi ci possiamo aspettare di tutto, però il di più ce lo devono dare quegli uomini che sono stati presi o tenuti per questo. Se non arrivano quei contributi, il discorso si fa complicato. Allora, mentre vi ricordo per i contributi WhatsApp, ricordo solo messaggi WhatsApp, no SMS e no telefonate, il numero è 388 12 44 688. Ascoltiamo dunque Campagnaro che cosa ha detto ai nostri microfoni. Lazio, 3 anni fa, e niente, va bene, è un'allegria enorme, peccato che mi è toccato anche segnare nella mia porta, però sono cose che ha il calcio. Vabbè, l'importante è che, come dicevi prima te, si è fatta una grande prova dopo con un uomo in meno. A proposito, che cosa è successo in occasione dell'autogol? Hai visto il pallone all'ultimo momento? Perché si è parlato anche di postura, posizione non corretta da parte tua. Sì, ma lì quando bisogna scappare verso la porta, alcuni sono partiti prima, altri dopo. Ci siamo trovati con la linea un po' non tanto omogenea, allora io sono arrivato un po' in ritardo, è saltato Cristante davanti a me, non ho visto la palla e dopo l'ho messa nella mia porta. Sono cose che al calcio, peccato, adesso bisogna pensare all'Udinese che è quello che si può fare qualcosa. Adesso sto meglio, sto giocando di più e niente, devo lavorare così perché è l'unica strada per cercare di fare tante partite, essere al massimo per dopo farle bene. Diciamo che durante la settimana di allenamenti canonica ti gestisci, potremmo sì, dire ma così. Questo va fatto, dipende dalle condizioni che ci siamo, le partite a volte le finisci bene, a volte le finisci male, quando finisci bene puoi fare tutto durante la settimana, quando finisci un po'... Come l'hai finita quella con la Samp, come l'hai finita? No, con qualche acciacco, però comunque meglio di altre settimane dove ho potuto dopo giocare lavorare bene in settimana in quanto si può. Senti, ma questo è il primo vero snodo della stagione? Ma no, penso di no perché è troppo presto ancora, se vai a vedere la classifica tutto direbbe di sì, però comunque siccome è così presto e poi sappiamo che l'Udinese fa sempre dei bei campionati, allora non possiamo ancora parlare di uno scontro diretto, però non si sa mai, bisogna affrontare tutti quanti al massimo perché i punti sono tutti valiosi. Fondamentale da qui in poi prendere soprattutto meno gol. Sì, quello è importante sempre, però da adesso in poi è quando si può fare qualcosa, quello che è successo è successo.
stiamo lavorando bene secondo me in settimana per cercare di prendere meno gol, si provano tutte le dove abbiamo problemi, cerchiamo di allenarci su quello per migliorare, questa è una squadra giovane, allora qualche problema lo abbiamo in più di altre squadre che sono più esperte, allora bisogna imparare in fretta. Gianluca Colonnello, dalle parole di Campagnaro traspare proprio questa grande professionalità dell'uomo. Sì, ha giocato ad alti livelli, ha esperienza, ha fatto capire tutto attraverso le sue parole, ha detto che è un gruppo giovane, quindi devono cercare di lavorare e anche attraverso degli errori, attraverso le sconfitte possono imparare e migliorare, però ha detto che bisogna migliorare in breve tempo. Penso che lui possa aiutare tutta la squadra ad arrivare a un livello medio-alto per portare a termine questo campionato con la speranza di, quando finirà appunto quest'ultima Serie A, il Pescara riesca a raggiungere quello che tutti noi aspettiamo. Per la prima volta abbiamo ascoltato prima il presidente Sebastiani parlare di eventuali correttivi, si parlava di un difensore, il discorso è sempre quello, difensore o attaccante, o tutte e due, secondo te il Pescara ha più bisogno di un difensore o di un attaccante? Io come ho detto tante volte bisogna aspettare per fare delle valutazioni sia sui giocatori e appunto su tutta la squadra, bisogna aspettare intorno alla 13ª-14ª giornata. E quindi si possono iniziare a vedere, perché può darsi pure che il Pescara riesca con una vittoria a sbloccarsi e quindi riesca ad ottenere un buon passo per questo campionato, quindi bisogna aspettare e pensare già alla partita di domenica contro l'Udinese, perché sarà un banco di prova molto importante per il futuro. Moretti, è un Pescara che comunque fa sorridere, perché comunque gioca bene, al di là del risultato, al di là di quelli che sono stati i piccoli errori commessi in questa prima parte del campionato, è una squadra che comunque lascia soddisfatti i tifosi quando escono dallo stadio. Sicuramente, posso citare un esempio, quando siamo stati in Serie A nel 2013 praticamente, ero fatto oggetto di tanti sfottò da parte dei miei colleghi che sapevano la mia passione per i colori bianco-azzurri, quegli stessi colleghi e amici che adesso mi chiamano per dire: l'ho visto in televisione, veramente è una squadra, è una signora squadra, perché fa veramente piacere vederla giocare in tutte le fasi proprio del gioco, perché è una squadra che cerca sempre di proporre, non cerca soltanto di demolire il gioco dell'avversario di turno, ma cerca sempre di proporsi, affermando il proprio tipo di gioco sbarazzino basato sul possesso e sulle ripartenze rapide. Mi dico dalla regia che sono già arrivati alcuni messaggi, anzi ne stanno arrivando molti, vediamo se riusciamo a vederne qualcuno. Complimenti all'avvocato Tagliente, un signore dello sport, Luca da Pescara. Allora, complimenti al nostro avvocato. Buonasera e complimenti per la trasmissione, sono d'accordo con Galeone, riusciremo a convincere la società a prendere un difensore per salvarci? Luigi. Beh, è singolare che Galeone non era uno proprio che si preoccupava, insomma, diceva che alla fine il portiere era un optional, insomma, di frasi celebri di Galeone, che ha sempre avuto la mia ammirazione, forse. Evidentemente invecchiando, tra virgolette, si preoccupa della difesa, però il parere di Galeone è un parere sempre autorevole e rispettabilissimo. Quindi avrà le sue buone ragioni per fare queste considerazioni, e le sue buone ragioni sono in effetti anche i dati, i numeri che parlano di una difesa che fino adesso ha preso 11 gol. Voglio anche evidenziare però che 11 gol li ha presi pure il Milan, che in questo momento è la squadra sugli scudi, e non mi pare che in Serie A ci siano difese tranne quelle delle solite squadre, penso all'Inter, penso ad altre, penso a una Fiorentina che in questo momento è in grande difficoltà, insomma è vero che c'è un'emergenza difesa, ma il Pescara non ha una situazione ancora scabrosa fortunatamente, e mi auguro che non lo sia per il resto del campionato. Poi se ci andiamo a rafforzare in un settore importante tanto meglio, ma mi sembra che il presidente abbia detto che comunque
è disponibile a gennaio a prendere in considerazione questa ipotesi, pur di non prendere giocatori che vengono a svernare o che comunque non sono pronti. E su quello credo che siamo tutti d'accordo, naturalmente. Bene, allora a questo punto vediamo se un altro paio di messaggi, se ci sono. Con la Samp abbiamo fatto vedere un po' di gioco del Pescara che vuole salvarsi, manca solo un po' più di decisione davanti alla porta. Forza Pescara sempre. E già, perché è stato un Pescara più cinico quello contro la Sampdoria. Una domanda a Colonnello: se fosse lui l'allenatore e potesse scegliere una sola cosa da fare per risollevare un po' la situazione, cosa cambierebbe? Bella domanda, Gianluca. Ma cosa cambierei? Cambierei soprattutto qualche risultato, perché come ho detto prima, le prime giornate penso che il Pescara abbia disputato partite importanti, vedi Napoli, giocando ottime gare, stessa cosa con l'Inter, quindi io cambierei solo un po' di minuti di alcune partite. I minuti in cui hanno avuto difficoltà, hanno subito uno o due gol, soltanto quello, perché per tutto il resto il gruppo penso che sia coeso e compatto, si conoscono a memoria, si rispettano tutti e ripeto, avendo fatto qualche campionato di A, soprattutto per salvarmi, molto importanti sono i risultati, perché ti danno la possibilità di lavorare durante la settimana con la massima tranquillità, e penso che al Pescara manchi solo quello, perché ridarebbe ancora più entusiasmo e ai giocatori giusti per fare bella figura. Davide, nessuno ha mai parlato quest'anno di fortuna o sfortuna, ma se c'è un anno in cui il Pescara effettivamente fino adesso ha avuto della sfortuna, credo che sia proprio questo. Ma sì, della sfortuna, unita probabilmente anche a dell'inesperienza di base che hanno i giocatori, perché ci sono stati errori individuali probabilmente evitabili che ci avrebbero potuto portare altri punti. Rispetto al gioco proposto, forse sì. Tutto sommato, ecco, io penso che i 7 punti siano giusti. Una vittoria darebbe sicuramente entusiasmo, magari si potrebbe anche perché la classifica è abbastanza corta, con una vittoria, un paio di vittorie ti ritrovi a metà classifica e le prospettive insomma sarebbero più tranquille. Però restiamo calmi, perché penso che ci siamo e lotteremo. Allora, un altro messaggio e poi chiameremo la pubblicità, vediamo se c'è. Buonasera a tutti. È consigliabile giocare con il 4-2-4 secondo voi? Non è meglio mettere più attaccanti? Ma come si fa a sbagliare un rigore quando c'è l'occasione di calciare un rigore? È come un jolly quando si gioca a scala 40. Ma vabbè, comunque buona la partita, ma bisogna vincere. Speriamo con l'Atalanta. Grazie e buona serata. Questo è un poema, non è un messaggio. Sentiamo che ne pensa Walter. Allora, il 4-2-4 si può fare, non è vietato. Bisogna vedere con che uomini lo fai. Perché lo trovi adatto per il Pescara? No. Ma francamente non vedo gli uomini per fare il 4-2-4, lì ti servono due esterni avanzati che ti arano le fasce, perché il 4-2-4 spesso di solito è un 4-4-2 mascherato, dove lo usava Ventura, giusto Gianluca? Conte. Conte a Siena. Conte a Siena. Però dipende, deve avere quattro esterni. Deve avere quattro esterni molto offensivi e due mediani li blocchi. Devi di avere quattro, perché i primi due dopo un primo tempo. Perché li hai consumati. Sì. e francamente in questo Pescara non li vedo questi uomini. Dopodiché qualche accorgimento tattico io indico, per esempio quello usato all'inizio della partita a Genova, qualche accorgimento tattico sicuramente Oddo lo sto, sì, ecco, magari i 5, la linea dei 5 che poi diventa 5-3-2 o 3-5-2 a seconda situazione, io la ipotizzerei. La storia del rigore, per l'amor di Dio, in settimana hanno sbagliato i rigori in tutto il mondo, i migliori, da Agüero a De Bruyne, i primi due che mi vengono in mente, insomma, i rigori li sbaglia chi li tira, e l'ha sbagliato Caprara, l'avrebbe potuto sbagliare chiunque altro, non è un problema. Dove non sono molto d'accordo, ma magari ne parliamo un'altra volta, è sul fatto del difensore come priorità.
Per salvarti la priorità è sempre l'attacco. Io aspetterei 2-3 partite per vedere questi ragazzi che cosa fanno, perché guardando le cifre attuali abbiamo una difesa, diciamo, nella media, ma abbiamo il secondo peggior attacco, escludendo il Crotone ed escludendo i gol a tavolino. E quello deve far riflettere. Però è vero quello che si diceva prima, gli avversari non sono stati, diciamo, banali, e quindi aspettiamo di vedere queste 3 partite con avversari più alla portata, dopodiché si possono tirare le conclusioni. Allora, pubblicità, torneremo fra pochissimo. 21:18, di nuovo in diretta dallo studio di A Tutto Campo. Dunque, proseguiamo con i messaggi, che ne stanno arrivando veramente tanti, e tutte con domande interessanti. Allora, buonasera, è vero che abbiamo incontrato tante squadre importanti, ma quando potremo cominciare a vedere il Pescara all'altezza della Serie A? Forse oltre alla difesa si dovrà rivedere anche un po' la strategia di gioco. Chi mi vuol rispondere? Gianluca. Sì, si possono rivedere tantissime cose, soprattutto quando non arrivano i risultati, però penso che, come ho detto prima, è troppo presto per dare valutazioni definitive, per cercare di cambiare o sistema di gioco o altre situazioni o calciatori. È troppo presto, il Pescara ha 7 punti, penso che siano meritati. Bisogna aspettare, come ho detto prima, intorno alla 13ª-14ª giornata, perché sono in piena corsa e non bisogna essere pessimisti, però bisogna tenere gli occhi aperti e, come ho detto prima, prestare molta attenzione a non perdere punti. Poi abbiamo detto anche che nelle prime giornate Pescara ha incontrato grosse squadre che fanno parte della parte sinistra della classifica. Però bisogna dire che, come è capitato a me quando giocavo, molte volte è meglio affrontarla all'inizio, soprattutto nel campionato, perché le grosse squadre sono ancora in rodaggio e qualche volta puoi beccare la vittoria importante, i 3 punti giusti, e quindi bisogna vedere come vai ad incontrare queste squadre, perché il Pescara avrebbe potuto ottenere sicuramente qualche punto in più con queste, tra virgolette, grandi. Qualche altro messaggio? Secondo me Nerone è troppo severo con la squadra, abbiamo ottimi giocatori, sono tutti molto giovani e, come ha detto Campagnaro, stanno soffrendo un po' per il fatto che ancora non si conoscono bene fra loro. Cosa ne pensate? Risponde Walter, sei troppo severo. Tra di loro si conoscono benissimo, perché, diciamo, i nuovi non è che siano tanti. Dopodiché io non sono severo con la squadra, anzi, paradossalmente io sono uno di quelli che difende la squadra. Perché dico che uno è nettamente migliore di quella dell'altra Serie A, due abbiamo un coefficiente di gioventù e di inesperienza notevole e un po' lo paghi, tre hai notevoli margini di miglioramento. Però, mettendo tutto insieme, guardando i numeri di adesso, dico che serve qualcosa in più. Adesso Oddo lo tirerà da questi, la sorpresa, che tirerà il famoso coniglio dal cilindro con Buyback, che diventa il nuovo Balotelli, saremo felicissimi. Toccherà aspettare a gennaio, andarlo a trovare sul mercato, va bene lo stesso. Però con il ritmo attuale, mi spiace per il presidente, al quale invidio la fiducia e spero che abbia ragione lui, con il ritmo attuale bisogna stare attenti. Perché qua stiamo parlando di un ritmo dove 3 dei 7 punti sono arrivati per una svista di un segretario amministrativo, non per un gol di qualcuno dei nostri. Non ce ne dimentichiamo mai. Vediamo se ci sono altri messaggi. Una domanda a Morelli, anche se esula dal calcio: cosa ne pensa della questione sull'inquinamento del mare e del piano portuale? È più facile che vinciamo il campionato o che si risani la condizione balneare di Pescara? Beh, una domanda mista, diciamo. Non so, da tifoso mi piacerebbe dire che mi piacerebbe una volta vincere il campionato e poi l'anno successivo risaniamo il mare. Tanto c'è sempre tempo, no? A parte gli scherzi, sono
Speravo di non affrontare questa volta domande sugli aspetti professionali. È chiaro che quella è una battuta. È una battuta per... Sì, per stimolare un po' le cose. È chiaro che per vincere il campionato servono buoni giocatori, per risanare il mare serve tanta buona volontà e soprattutto rimboccarsi le maniche da parte di tutte le amministrazioni che si affacciano sul fiume e che devono sistemare gli impianti fognari. Credo che la strada sia segnata in questo senso, quindi credo che sia possibile risanare il mare nel medio periodo, non nel breve ma nel medio periodo sicuramente sì. E poi non vorrei più parlare né di mare né di porti ma di calcio per quello che posso fare, certo. Quello che posso dire, ben poco magari però. A proposito adesso di questo Pescara che affronta l'Udinese, una partita sicuramente molto difficile perché l'Udinese ha la stessa posizione in classifica del Pescara, dunque gli stessi punti, e potrebbe essere considerata, non so se è d'accordo Luigi Mascia, già un piccolo spareggio. Lo è perché vediamo perché la classifica dice questo. Sì. Perché l'Udinese è una squadra in difficoltà, o almeno lo era fino all'avvento di Del Neri. Non credo che Del Neri abbia però la bacchetta magica, perché nel calcio non ce l'ha nessuno la bacchetta magica, a meno che ti chiami Messi o Cristiano Ronaldo. La partita con la Juventus è stata una partita che ha dato dei segnali di vitalità dell'Udinese, ma da qui a dire che l'Udinese sia fuori dalla crisi. L'Udinese è una squadra che negli ultimi anni ha avuto difficoltà, nonostante avesse un giocatore straordinario come Di Natale. Quest'anno, che invece Di Natale non ce l'ha, mi sembra che tutte le difficoltà dello scorso anno e degli anni scorsi, anzi, siano accresciute da un organico che non è di prim'ordine. È uno spareggio per la salvezza, perché secondo me l'Udinese è una di quelle squadre che è destinata fino alla fine, a meno di eventi straordinari, che però potrebbero anche riguardare il Pescara, è destinata fino alla fine a lottare tra quelle squadre, 6 o 7 squadre che sono lì e che si giocano la salvezza tutte quante assieme. Forse il Crotone, adesso bisogna vedere l'esame dell'uscita, cioè se in qualche modo può influire positivamente per il Crotone. Il Crotone mi sembra la squadra oggettivamente più attardata rispetto alle altre. Che poi l'Udinese è una delle squadre che cerca comunque di lanciare dei giovani, e un ex del Pescara è il talent scout dell'Udinese. Si tratta di Andrea Carnevale, che oggi ho sentito telefonicamente, stasera è impegnato nel seguire una delle partite dell'Europa League e comunque diceva di salutare tutti i telespettatori, perché Carnevale è stato qui a Pescara, è sicuramente un giocatore che tutti ricorderanno con piacere, vero Gianluca? Sì, abbiamo giocato insieme, abbiamo un'ottima amicizia, ogni tanto ci sentiamo e ci vediamo, per me è stato un grandissimo amico ed è una grande persona, quindi è un bravissimo ragazzo. Sta facendo bene il suo lavoro a Udine. Tornando a quello che ha detto, vorrei tornare a quello che ha detto prima Luigi dell'Udinese. Bisogna dire che l'Udinese ogni anno cambia tutto. E penso che sia a livello di giovani, di scelta di giovani, sia una delle più organizzate, delle migliori in Europa. Hanno una struttura di scouting fantastica. E anche quest'anno non è una cattiva squadra, ha iniziato male ma sono certo che potrà venire fuori, quindi bisogna stare molto attenti a questa squadra, perché ogni anno, anche se in periodi soffre, alla fine viene fuori. Che però Gianluca, scusa se ti interrompo, vuole creare una discontinuità rispetto, almeno questo è quello che si è sentito, cioè la scelta di Del Neri è una scelta che va in una direzione diversa rispetto a quella degli ultimi anni. Basta con i giovani stranieri, con questa stanza in cui ci sono tutti i monitor con cui si vede tutto il calcio del mondo, di cui si è favoleggiato più volte, e iniziano a rivalutare l'idea invece di giovani italiani che possono comunque dare un po' di vitalità a questa squadra, che negli ultimi anni questa politica, non so se ha pagato dal punto di vista economico, probabilmente sì, a Pozzo è andata bene, però una squadra che ha uno stadio nuovo, che potrebbe avere delle ambizioni, insomma non ci dimentichiamo che ha giocato un certo Zico a Udine e quindi è una squadra che ha avuto anni di grande fulgore calcistico,
negli ultimi anni questa politica, almeno dal punto di vista dei risultati, non ha pagato. Questo bisogna dirlo, perché il progetto del Neri sembra un progetto invece destinato a finalmente a creare un po' di discontinuità, finalmente dai punti di vista, insomma, anche il pubblico credo che la pensi così. Sì, penso che molto abbia influito su tutto questo la costruzione dello stadio, però non bisogna dimenticare che Pozzo hanno anche il Watford in Inghilterra, certo. Il Granada in Spagna, penso che il Granada sia stato ceduto, questo non posso dirlo per certo, però hanno tantissimi talenti che possono muoversi a gennaio, quindi sono molto avvantaggiati perché hanno sia calciatori in Inghilterra e sia calciatori in Italia. Poi per quanto riguarda questa situazione con l'esonero di Iachini e la venuta di Del Neri, penso che qualcosa sia cambiato per quanto riguarda sia la strategia della società, come hai detto tu prima, può darsi che cercare di creare una base italiana. Spero che sia così anche per tutto il movimento di calciatori italiano. Tagliente, il Pescara quest'anno secondo te ha più difficoltà in casa o fuori casa? Ah, oddio, non mi sembra che anche in casa ha giocato, abbiamo visto delle partite buone secondo me sia dentro che fuori, non mi sembra che ci siano poi grandissime differenze, certo tranne con la Lazio, la partita che insomma un tempo perché poi in fondo il primo tempo l'aveva anche tenuto discretamente bene. Tutto sommato non vedo grandissime differenze dentro e fuori, mi sembra che ci siano veramente tutti i presupposti per poter sperare, manca qualcosa come diciamo prima anche durante l'intervallo, manca forse il bomber d'aria, qualcuno che faccia qualcosa più di 10 gol, come diceva Gianluca, che sono necessari per poter sperare in una salvezza. Il gioco c'è, bisogna aspettare, essere pazienti e fiduciosi, però non vedo grandissime difficoltà da rendere fuori. Il gioco di Oddo, quello che dice sempre Oddo, provare sempre a impostare il nostro gioco, e questo mi sembra che fino ad oggi bene o male l'abbiamo visto sia dentro che fuori. Moretti, il Pescara sta giocando, intanto vediamo altri messaggi. Buonasera a tutti, se veramente ritorna la Padula potrebbe affiancare il francese Bebek giocando con un 4-3-1-2. Francesco, fra poco risponderemo anche a questo, ma volevo chiederti, è una squadra che sta comunque disputando delle partite, ripeto, al di là dei risultati o della sfortuna, e quindi abbiamo un pubblico che lo sta seguendo con grande interesse e anche in gran numero, perché Pescara è tra le città che mantiene una quota di spettatori certamente positiva rispetto ad altre città. Quest'anno. Beh, sicuramente, appunto, il bel gioco questo paga, vuol dire perché, qualcosa, insomma. Paga perché innanzitutto il pescarese come persona ho imparato a conoscerlo nei miei lunghi anni di permanenza nella città, che è diventata la mia città, ama questo tipo di gioco, cioè un gioco che non fatto diciamo di riverenza verso l'avversario, ma fatto sempre per cercare di imporsi con il gioco soprattutto e con lo spettacolo sugli altri. Quindi è chiaro che il pubblico è attirato dal bel gioco e soprattutto dalla possibilità di vedere la propria squadra cercare sempre di affermarsi nei confronti di squadre che hanno maggiori capacità economiche, che hanno maggiore blasone calcistico. Gianluca, ho visto prima un messaggio, qualcuno diceva se Caprari non si sentiva di tirare il rigore poteva lasciare a qualcun altro, ma insomma non credo che un giocatore in quei casi... Non so a chi... Non penso che abbia fatto un'intervista oppure abbia detto che non se la sentiva. Non se la sentiva. No, se veramente l'ha voluto tirare. Se uno non se la sente, dice che di volontari per batterlo ce n'era. Alcune volte capita, due litigano per battere il rigore. Sì. Alcune volte è capitato. Quindi, sera a Napoli, per esempio, no? Insigne, Mertens, che poi col senno di poi era meglio se non tirava Insigne. Sì, però viene tutto deciso prima. È giusto che sia così. Primo rigorista e secondo rigorista. È giusto che sia così. Così deve essere. D'altra parte, in quel momento, come si fa a dire se ci si sente o meno? No, chiaramente il giocatore si sente sempre di tirarlo. Non è così. Delle volte capita. Vi ricordate, che ne so, 25 anni fa, 23, Roberto Baggio a Firenze? Bravo.
E dopo il rigore fu sbagliato. Emotivamente lui non se la sentiva. Delle volte molti alcuni si forzano pure, però alcune volte capita che puoi avere una difficoltà, puoi essere affaticato, un rigore al 90esimo, alcuni cambiano, il primo rigorista, e alcune volte capita. Chi sta bene devi stare, non è che poi in alcune, rigore devi stare in pure alcune a squadre mentale. C'era la tradizione che il rigore non lo batteva mai chi se lo procurava, cioè chi aveva subito il fallo. Adesso in realtà non si usa più molto, però voglio dire, le scaramanzie, ipotesi eccetera, in realtà il rigore è anche quello, è un esercizio tecnico al quale bisogna essere allenati e preparati. Ti porta punti. Allora, tutti questi ragionamenti sul rigore li facciamo perché il rigore è stato sbagliato. È ovvio che se la palla fosse entrata, discorso rigore non veniva affrontato. Io penso, non sono stato giocatore, c'è qua Gianluca che è stato un grande giocatore, invece ci sono delle gerarchie che vengono stabilite all'interno della squadra. Non è che il primo che arriva prende la palla come ragazzi. A pescare il primo rigorista è Memusce. Il primo rigorista è Memusce, come dice Profeta, e il secondo probabilmente è Caprari. Certo, anch'io da tifoso, dopo aver visto il rigore sbagliato, ho detto perché subito, è stato un po' indeciso proprio nel, è partito in maniera partito un po' strana, ho detto c'è Aquilani, avrei fatto una scelta magari anche in deroga, cosa chiedo a Gianluca, che può capitare, cioè lo stabilisce l'allenatore. Faccio un esempio: lo scorso anno fu tirato un rigore da Cocco. Ecco, il Cocco non riusciva a segnare, non si sbloccava. In una partita casalinga tirò il rigore Cocco e sembrava la rinascita di Cocco, poi non è andata così. Però in quel momento la scelta di far tirare il rigore a Cocco, ricordo anche che era un rigore di quelli pesanti, perché forse Davide Tagliente c'ha più memoria di me su queste cose. Era un rigore, credo, una partita che stavamo inseguendo, il risultato, qualcosa. Molte volte è così. Quindi grande responsabilità. Sì. Cocco tira il rigore e fa gol. Sembrava la rinascita. Il secondo lo realizzò Caprari, poi, scusami. Ecco. Poi fu dato un ulteriore rigore al Pescara che vinse e segnò proprio Caprari. Ah, ecco, vedi questo dettaglio qui. Allora, forse anche io ho pensato, ma in questo momento Aquilani, che poteva marcare un po' la leadership in questa squadra, poteva tirarlo lui, che è uno che ovviamente... molte volte è così. Può capitare che l'allenatore all'ultimo momento dice no, guarda, il rigore lo tira Aquilani, però ovviamente parliamo perché ha sbagliato il rigore, se non l'avesse segnato il povero magari Gianluca. Voleva far sbloccare Caprari. Eh? Magari voleva far sbloccare proprio Caprari. O magari voleva far sbloccare Io ho fatto Caprari. Uno spareggio per la Serie A con Perugia-Torino, stavamo 3-3, sbaglio il rigore, il quarto rigore il Torino, io non dovevo battere il rigore, lo dovevo battere Lombardo che è uno svizzero. Lombardo tremava, e io non ho mai battuto un rigore, tranne quando ho 10 anni, 12 anni, mai un rigore in vita mia. Castagnier è venuto, mi ha detto va a battere il rigore, mi sono alzato, sono andato lì. E l'hai segnato? Certo. Se no non ce lo raccontavo. Se no non parlavo per niente. No, sono andato, io non ho mai battuto un rigore e vedevo pure dietro, io sono andato sotto la curva del Perugia, perché era Perugia-Torino. Molti si mettevano la sciarpa, stavano tutti così, però sono stato l'unico su 10 rigori a spiazzare il portiere. Quanto era grande la porta? Però non è facile. Sì, questi sono. Abbiamo parlato di questi rigori, complimenti. Complimenti alla regia. Quindi ci fu pure il famoso cartellone sfasciato da Cocco, che pare che sia, insomma, si incastrò la scarpa. L'unica traccia significativa lasciata l'anno scorso da Cocco è su quel cartellone. Purtroppo. Allora, pubblicità, poi torneremo di nuovo in diretta. Eccolo qua. Grazie alla regia. La regia. Bene, torniamo in diretta quando sono le 21:40 minuti. Dunque, vediamo se ci sono altri messaggi, poi parleremo della partita con l'Udinese, soprattutto della formazione del Pescara, perché ci sono delle novità. Intanto c'è un messaggio lunghissimo. Allora, buonasera a tutti voi. Ritengo che sia fondamentale l'acquisto di due difensori, ma di quelli grandi e grossi che mordono le caviglie e che siano di sostanza in mezzo all'area, capaci di primeggiare sulle palle alte dove noi siamo deficitari.
avversari, paghiamo troppo per struttura e fisicità. Poi prenderei un terminale offensivo, anch'esso strutturato, che quantomeno faccia da sponda, che faccia salire la squadra, che sgomiti. Questo serve, non necessariamente deve fare flagello, potrebbe liberare spazi per la finalizzazione di altri. Ad esempio, ora potrebbe essere il momento di Pettinari. Proviamoci, Roberto ci da Montesilvano, lo ringraziamo, ma preghiamo messaggi più stringati, più ecco, come questo. Domanda per l'avvocato Tagliente, il Sassuolo può fare ancora ricorso e potrebbe vincerlo? Ma il ricorso c'è un altro grado di giudizio, tecnicamente potrebbero farlo, ma onestamente non credo che possa avere grosse possibilità. C'è un regolamento che parla chiaro, prevede la sconfitta a tavolino 0-3 in caso di schieramento di giocatore non presente nella lista. La PEC, questa famosa PEC, non è stata fatta. Io penso che, insomma, qui di avvocati ne siamo parecchi, parlato. Però non è che ci sia molto da dire. La PEC non c'è, è come se avessero giocato con un giocatore squalificato. Oppure se in Champions schieri un giocatore che non è nella lista Champions, non lo puoi schierare. Loro dicono ma è tesserato, lo so che è tesserato, però non lo puoi schierare perché non è nella lista. Quindi credo che onestamente non credo che ci siano margini, e la sentenza sono appena uscite le motivazioni in questi giorni, e credo che abbia sgombrato il campo da qualsiasi dubbio. Staremo a vedere cosa farà il Sassuolo, vediamo se c'è. Ecco, domanda per gli ospiti: questa squadra senza Torreira, Mandragora e Lapadula, secondo voi è più forte di quella dell'anno scorso? Chi mi risponde? Luigi al volo. Qualche dubbio ci è venuto qualche volta. Allora, una squadra come la nostra, senza questi tre giocatori, ma con i nuovi innesti a mezzo servizio, potrebbe sembrare più debole di quella dello scorso anno. Se Aquilani, Pepe, Cristante, mi sembra che Biraghi si sia già integrato, e i nuovi acquisti fanno fare il salto di qualità al Pescara, non è vero che il Pescara sia più debole rispetto allo scorso anno. Beh, certo, i 29 gol di Lapadula fanno la differenza, e l'avremmo voluto avere tutti. E l'avrebbero fatta anche forse lì davanti. Tra l'altro, ho visto Lapadula che ha giocato con il Milan e ha giocato, dal mio punto di vista, molto bene con il Milan contro il Chievo, anche se ahimè ho visto che qualche volta i compagni qualche pallone in più glielo potevano passare, magari non lo vedevano, lo ignoravano. Questo mi è dispiaciuto molto, sarà un caso, però se la Padula fosse in questo organico qui, insomma, ne vedremmo delle belle. Vediamo se c'è qualche altro messaggio. Calma, giovedì prossimo sarà una trasmissione positiva, ma non è che questa sia negativa. Scusa, ti ha preso sulla Imbarola, vuoi i messaggi sintetici? Questo è stato sintetico. Con lui ci salveremmo. E addirittura c'è una foto di Zeman. No, i miei dubbi. Hai dubbi, forse c'è qualche altro collega che non ce li ha, i dubbi, ma non. Per Walter Nerone, ma un paio di settimane fa il Presidente, proprio nella vostra trasmissione, ha detto che Pettinari è più forte di Caprari, dunque non abbiamo bisogno di una punta. Un saluto a tutti, in particolare a Luigi, Mimmo. Ha detto questo, che era più forte di... Mi sembra di aver sentito che era più forte lui di Caprari. Lui è il Presidente che l'ha preso a Pettinari. Mi sarei molto meravigliato se ci avesse detto: ho preso questo, ma per l'amor di Dio, guarda, meno lo vedo meglio è. Mo adesso Pettinari mi scuserà se scherzo. Però se anche Pettinari fosse il più brocco dell'otto, chi l'ha preso ci doveva spiegare perché. Ciò detto, Pettinari può essere utile, magari può essere anche prezioso, però facciamo il ragionamento che facciamo per Manai e Baybeck: è una speranza, è una chance, è una scommessa, forse qualche certezza in più bisognava cercare in estate. Adesso stiamo ricominciando il discorso del mercato. Beh, no, anche perché fra poco ascolteremo di nuovo il Presidente Sebastiani. Presidente Sebastiani, che è intervenuto oggi pomeriggio alla presentazione del main sponsor del Pescara. Possiamo vedere qualche immagine che è stata realizzata presso il porto turistico di Pescara. E vediamo le immagini di questa presentazione.
e la Saquella, quindi la Saquella sarà sulle maglie del Pescara. Questa è sicuramente una nota positiva, perché si cercano sempre degli sponsor, di chi può aiutare la squadra, e questa ovviamente non è una società come tante altre di Serie A, ha bisogno di aiuti, e questa è una nota positiva, il fatto che il Pescara aggreghi tante persone, tanti sponsor, tanti imprenditori, Moreccio. Certo, poi quello che fa piacere è che è uno sponsor di Pescara, ancora di più che sponsorizza il caffè, perché abbiamo bisogno di una bella dose di caffè per svegliarci, ripeto, a parte la battuta, consapevolezza dei propri mezzi, perché io sono convinto che la cosa fondamentale sia aver dimostrato che c'è coesione all'interno dello spogliatoio, e questo è fondamentale in tutti i campi, la coesione, la condivisione dell'obiettivo, e poi la vittoria verrà da sola, senza avere quell'ansia da prestazione, perché quella poi genera dei problemi che potrebbero ripercuotersi poi sulla serenità dello spogliatoio. E sono convinto anch'io che giovedì prossimo saremo, non la trasmissione, saremo tutti noi tifosi più contenti e soddisfatti. Allora, ascoltiamo le parole di oggi pomeriggio del presidente del Pescara, Daniele Sebastiani. Noi non partiamo mai per fare dei risultati già scontati, noi cerchiamo di giocarci le nostre partite sempre, quindi mi auguro che magari si possa fare anche meglio, però guardando sempre in faccia la realtà dice che stiamo giocando un campionato di Serie A che è assolutamente difficile, tutte le squadre sono molto attrezzate. Non bisogna farsi prendere dall'euforia pensando di incontrare compagini che sono più deboli, non è così, l'abbiamo visto contro il Chievo. Io mi auguro che quella partita del Chievo ci possa servire da lezione per il futuro, perché secondo me non ci sono squadre deboli, non ci sono squadre materasso, e quindi bisogna lottare fino all'ultimo giorno. Un telegramma sulla partita di domenica, all'ora di pranzo, l'Udinese, un telegramma sia all'Udinese ma soprattutto ai suoi giocatori. All'Udinese il telegramma è quello di che noi andremo lì per fare la nostra partita come al solito, per i nostri giocatori è di tenere botta come abbiamo fatto fino adesso, perché secondo me questa è la strada giusta per arrivare ad ottenere un risultato che possa essere storico per il Pescara, per la città di Pescara e per questa società. Ai suoi giocatori? Ai miei giocatori parlo sempre, giornalmente, quindi dico che devono continuare così, perché non stiamo facendo assolutamente male, stiamo facendo anzi secondo me bene, e quindi devono continuare su questa strada, perché questa è la strada giusta per arrivare in fondo ad ottenere quel risultato che tutti aspettiamo da una vita a Pescara. Questa è la strada giusta, così dice Sebastiani. Vediamo se ci sono altri apporti da casa, sono tantissimi messaggi che stanno arrivando. Sera a tutti voi da Antonella, ritengo al Pescara sia arrivato un allenatore che, non mi stancherò mai di ripeterlo, ha a cuore la città e la squadra più di chiunque altro fosse arrivato al suo posto. Propone un bel gioco, ha carisma e voglia di fare, direi che ricorda molto Galeone. Lasciamolo lavorare, sono sicura che saranno soddisfatti per tutti. Intanto, mentre vediamo altri messaggi, è vero che ricorda Galeone il gioco di Massimo Oddo, è diverso secondo Gianluca Colonnello? La signora o la ragazza ha ragione, perché in alcuni tratti ricorda quelle belle trame che vedevamo circa un ventennio fa con Galeone. Soprattutto l'ha ripetuto anche lui, periodi di Allegri, di Massara e di Bivi. Quindi ci sono molte similitudini con quelle belle annate. Spero che oltre queste belle trame, come abbiamo detto, arrivino vittorie, perché alla fin fine quelle sono importanti. Ma perché secondo voi Oddo è così amato a Pescara? Di solito si dice nessuno è profeta in patria, per Oddo è cosa diversa, Luigi? Perché Oddo è bravo, ci sa fare, è un ottimo comunicatore, conosce quali sono le corde da muovere dei pescaresi, di noi pescaresi, offre poi un livello eccellente di qualità di gioco. Credo proprio in questi giorni, nel ricordare il calcio che ha impressionato di più a Pescara, che alla fine quel 4-3-3
che ha contraddistinto, molto diversi, che ha contraddistinto Galeone, che ha contraddistinto Zeman, contraddistingue Oddo, ma è quella formula di gioco che piace tanto a Pescara, che è un pubblico dal palato fine, una piazza dal palato fine, che vuole qualità di gioco, non vuole il calcio sparagnino, quello che magari porta anche il punto o porta la vittoria, ma in realtà ti fa andare via dallo stadio quasi insonnolito, e quindi dici vabbè, abbiamo vinto, però non ho visto lo spettacolo. Gli allenatori che hanno avuto successo a Pescara avevano queste qualità, cioè di esprimere un gioco propositivo, un gioco offensivo, e poi che sono stati anche grandi comunicatori. Zeman in questa direzione va invece in senso diverso, nel senso che era un grande comunicatore pur non essendo un comunicatore, cioè i silenzi di Zeman o le allusioni di Zeman alla fine lo facevano diventare anche lui un grande comunicatore. Ecco, tutto questo è sintetizzato in maniera mirabile nella figura di Massimo Oddo, che conosce bene l'ambiente e quindi non aveva bisogno nemmeno di capire e comprendere come fossero i pescaresi. Lui è pescarese, quindi suo papà è stato allenatore del Pescara, ha imparato tanto, ha grande esperienza, sa gestire l'ambiente, ed è forse quello che lo ha fatto nella maniera migliore, perché anche Galeone ha avuto tanto successo, ma non ci dimentichiamo che Galeone è uscito anche con il cellulare dei carabinieri dallo stadio di Pescara, questo è quello che è capitato anche a un grande maestro come Galeone. Sì. Però vorrei aggiungere una piccola grande cosa, cioè, molte volte circa per il 95% la simpatia e la bravura si ottiene attraverso i risultati, certo. Perché molte volte il tutto si racchiude, certo, in quello. Non basta, quindi, sì, solo. Molte volte, come è capitato, ricordo Benitez quando andò all'Inter, vinse la Coppa del Mondo per club, successe di tutto e di più. Lui vinse, però poi dovette andare via per, tra virgolette, il cattivo rapporto che si era creato con alcuni ragazzi. Ricordo Marco Materazzi, Stankovic e altri. Quindi, alla fine, molte volte i risultati possono per il 95% sì, ma molte volte ottieni i risultati, dipende anche da come ti proponi. Allora, abbiamo la pubblicità, però se facciamo in tempo un paio di messaggi proprio prima di passare alla pubblicità. Un saluto biancazzurro ad Arbore Mascia da Piazza Garibaldi, grazie. Aquilani e Pepe purtroppo camminano in mezzo al campo, spero che torni il Pescara delle prime partite. Allora, è vero che camminano? Stanno sicuramente erano sicuramente in ritardo di condizioni. Io spero che Aquilani sia già pronto per domenica, che Pepe sia già pronto per domenica. Aquilani ha già fatto vedere che è migliorato. Io non credo molto a certe statistiche che sono uscite, secondo cui l'altra volta Aquilani è stato l'azzurro che ha corso di più, ha battuto tutti i calci d'angolo, si è fatto il campo in lungo e in largo anche per andare quello. Le macchine a volte sono un po' stupidotte, no? Ti contano tutti i movimenti a gioco in corso, compreso quelli che tu fai per recuperare dopo che hai battuto un calcio d'angolo. Nell'economia del gioco Aquilani non è stato sicuramente il più dinamico, e questo però l'abbiamo questo visto, e che sia fermo, però c'è una via di mezzo. Secondo me era il fratello migliore di quello che avevamo visto fino a qualche giorno prima. Allora, fra poco parleremo di formazione, buono, pubblicità, e poi torneremo in diretta e ci collegheremo anche con Udine. Bene, torniamo in diretta quando sono le 21:59 minuti, dunque tagliente in attesa di collegarci con Udine. Vediamo un attimino quella che può essere la formazione del Pescara, che prego la regia di mandare in onda. Questa è quella che abbiamo preparato, grazie anche all'aiuto di Walter. Sì, è sempre una Nerone. Via di mezzo fra quello probabile e quello che vorrei io, però. Ecco, diciamo subito. Tra diciamo, Mister Nerone. Sì, io mi metto in concorrenza. Pepe ce l'ho messo perché io lo voglio vedere. Dopodiché vediamo un po' se è il caso di insistere. Però Pepe è ora di vederlo, non si può aspettare. Però diciamo subito che Baibek ha qualche problema. Ha qualche fastidio al polpaccio e domani farà la risonanza. Quindi in forte dubbio. La risonanza sarà negativa e giocherà.
Nel caso invece non possa giocare, rimettiamo dentro Benali e riportiamo Caprari a fare, come va di moda dire, il falso 9, anche se secondo me lui è un attaccante vero, molto vero. E questa probabilmente è la più probabile delle formazioni per Udine, e secondo me è anche una formazione, diciamo, adeguata al compito, molto adeguata al compito. Che ne pensa? Ma sì, anche per far giocare un po' Pepe, sicuramente. Poi lui è un ex, magari potrebbe anche fare lo scherzetto da ex all'Udinese, ma insomma sì, la formazione sembra questa, tranne insomma quest'ultima notizia di oggi pomeriggio su Baebek, che speriamo sia solo un falso allarme. Anche perché Baebek ha dimostrato di essere in forma, e quindi a buone qualità, speriamo bene. Soltanto che non sia uno che tenda all'infortunio facile, perché sarebbe un peccato, perché le qualità ce l'ha e può essere sicuramente molto utile. Insomma, a partire con la Sampdoria si è visto bene, si è mosso bene, proprio ha finito la partita stremato. Mi è piaciuto, devo dire che mi è piaciuto. Gianluca, tu preferisci Caprari e falso centravanti? Non così, per me vorrei vedere giocare Pepe, perché secondo me Pepe e Aquilani possono dare molto sia sotto il profilo. Magari tu lo vedi più esterno di come... Sì, però ha esperienza e secondo me ha tanta voglia di giocare, e sono delle armi molto importanti. Allora, Moretti, partita difficile, abbiamo detto, proprio perché l'Udinese ha gli stessi punti del Pescara. Secondo te che partita andrà a fare Oddo? Proseguirà nella linea di cercare il gioco a tutti i costi e la vittoria, oppure terrà anche conto che è una partita contro una squadra che lotta per la salvezza e soprattutto in campo esterno? Secondo me non snaturerà il proprio approccio alla partita, quindi cercheremo sempre di imporre il nostro gioco, e poi chiaramente, come si è visto nella partita con la Sampdoria, saranno gli episodi che capiteranno a suggerire impostazioni magari diverse, dipende poi da quello che succede nel campo. Io sono convinto che cercheremo di andare per imporre il gioco e cercare la vittoria, chiaramente con un atteggiamento prudente, ma questo non vuol dire chiudersi in difesa, non vuol dire fare catenaccio. Sono convinto che andremo lì per cercare di vincere. È indubbio, Walter, che Aquilani ha bisogno di giocare per acquistare la migliore condizione, quindi diciamo in questi casi, insomma, da una parte dovrebbe giocare di più, dall'altra, non essendo forse ancora del tutto pronto, bisognerebbe tenerlo un pochino da parte, ecco. Come vedi in attesa di, diciamo, nel momento in cui tu hai il miglior Verre a disposizione a centrocampo, puoi anche pensare che Aquilani lo aspetti, cioè lo usi, lo gestisci. Ma con la situazione attuale, mi dispiace per Aquilani, ma deve fare gli straordinari, ed è l'uomo che secondo me lì in mezzo può essere il valore aggiunto, come Pepe lo può essere, magari non per gol, perché difficilmente Pepe lo vedremo trasformarsi in goleador, però sono due uomini che hanno, lo dicevo prima, una storia personale, delle qualità tecniche superiori alla media, e possono essere, anche se nessuno dei due in questo momento ti può dare il top per 90 minuti, però possono essere elementi equilibratori del gioco nei momenti critici, nei momenti di difficoltà. Ricordiamo gli ultimi minuti con il Chievo, quando tu perdi una partita perché insisti a volerla vincere, ma diciamo che un po' di lucidità ti avrebbe consigliato di metterti tranquillo a gestire il punticino. Partite come quella di Udine, che sulla carta sono da tentare di vincere in ogni modo, ma sono assolutamente da non perdere, avere due come quelli in campo, secondo me, ovviamente poi dopo il rendimento lo vediamo dopo, ma affrontando, preparando la partita, due come quelli, come Pepe Aquilani in campo,
ti danno delle garanzie aggiuntive di poter gestire la partita in una maniera più efficace, più intelligente, direi, dal punto di vista calcistico possibile. Io penso che lì dobbiamo trovare il di più, se no speriamo che sti ragazzini esplodano tutti e allora maramaldeggeremo anche in Serie A. Luigi, non vedi la possibilità positiva che si metta in campo un giocatore veloce come Mitrizza? Mitrizza è un giocatore che Oddo utilizza volentieri, è uno di quei giocatori che prende in considerazione, tranne la partita a Genova in cui giocò sin dall'inizio, e mi pare che però fu una scelta un po' obbligata perché all'ultimo momento Pepe si era reso indisponibile, lo vedo più come un innesto nel corso della partita Mitrizza, almeno fino adesso mister Oddo ci ha fatto capire questo e ci ha fatto comprendere che tiene in grande considerazione questo giocatore, ma è un giocatore che in determinate situazioni o di risultato o di gioco impiega a partita iniziata. E credo che quell'attacco che ha disegnato Walter, al di là delle difficoltà che può avere fisiche Bybeck, è un attacco che deve essere sostenuto poi da un centrocampo che sia capace di fare filtro, perché se Pepe non è in condizioni ideali ancora e Bybeck comunque ha una propensione offensiva, e sono d'accordo con quello che Walter ha sempre detto, che Bybeck non ha caratteristiche di attaccante centrale, lo abbiamo visto in una prestazione molto buona con la Sampdoria, ma tendeva sempre comunque anche a non scambiarsi con Caprari, cioè a mantenere comunque la posizione defilata cercando soprattutto le corsie laterali e segnatamente quella di sinistra. Insomma, per avere un attacco Caprari, Pepe, Bybeck vuol dire che Bybeck e Caprari dovrebbero davvero fare un grandissimo lavoro anche di copertura degli ultimi 30 metri, e quindi un sacrificio enorme. Magari, ecco, la domanda che mi hai fatto tu, in una formazione come quella al 99% nel secondo tempo potrebbe avere spazio anche un Mitrizza, però se Bybeck non sta bene il ragionamento che dobbiamo fare è completamente diverso, e anche Pepe non so se regge dal primo minuto, se magari rientra nell'ambito di una sostituzione già programmata. Ma per una volta fa una staffetta al rovescio, ecco, fino adesso è sempre stato Benali. Cioè lui parte e gli altri fino gli adesso altri è sempre magari, stato Benali a lasciare il posto. Però io farei una partita cauta a Udine, cioè farei una partita non per il pareggio, perché non è nei sentimenti del Pescara giocare per il pareggio, però giocherei in maniera avveduta aspettando poi di colpire l'Udinese, cioè la partita all'inizio la farei fare all'Udinese. Queste sono intanto le partite della nona giornata, le leggiamo: Atalanta-Inter, Bologna-Sassuolo, Cagliari-Fiorentina, Crotone-Napoli, Empoli-Chievo, Milan-Juventus, Roma-Palermo, Sampdoria-Genoa, Torino-Lazio e Udinese-Pescara. Perché le leggiamo? Perché adesso la classifica incomincia a contare, e quindi che ci sia per esempio un Crotone-Napoli è sicuramente positivo per il Pescara. Anche un Roma-Palermo però. Anche un Roma-Palermo. È chiaro che vediamo la classifica, che il Pescara deve fare la corsa cercando di stare al di sopra delle ultime tre, che in questo momento sono Crotone, Empoli e Palermo. Possiamo intanto andare ad Udine, dove c'è il collega Francesco Pezzella. Allora, Francesco, buonasera. Buonasera a tutti. Francesco? Sì, mi sento, buonasera. Ah, ecco, buonasera. Ecco, com'è l'attesa dell'Udinese in previsione della partita con il Pescara? Beh, come sapete c'è stato il cambio di allenatore, la prima partita a Torino contro la Juventus, la quale chiedeva alla squadra soprattutto la prestazione che c'è stata, non è arrivato il risultato positivo, adesso c'è invece molta attesa anche per quanto riguarda il risultato per la gara di domenica, visto che inizia un ciclo di partite che sono definite alla portata dell'Udinese. Subito dopo la gara proibitiva di Torino sarà il primo esame della nuova Udinese con il nuovo allenatore.
Francesco, stiamo vedendo le immagini dell'allenamento dell'Udinese. Per quanto riguarda la formazione, hai particolari notizie? Qual è quella che Del Neri secondo te metterà in campo? Ma è difficile dirlo adesso perché ci sono alcuni giocatori che hanno avuto dei problemi, come Badu che è rientrato con un problema che è stato fortunatamente risolto. Non si riesce ancora a stabilire se sarà in condizione di giocare o meno. Per il resto, al di là di Evandro e Conè, che hanno delle problematiche che sicuramente li terranno fuori, Evandro è stato operato ad un piede, ne avrà ancora per qualche mese, Conè ha avuto un problema alla spalla, rientrerà gradualmente in gruppo. Per il resto sono tutte a disposizione, bisognerà vedere come Del Neri deciderà di affrontare questa partita, considerando che ha avuto questa settimana tutti i giocatori a disposizione, anche quelli che erano stati in nazionale la settimana precedente, quindi ha avuto modo di poter vedere all'opera con maggiore assiduità i calciatori della rosa e magari potrà presentare qualche novità. Come viene interpretata questa partita a Udine? Come uno spareggio già? Ma non è uno spareggio perché siamo ancora tutto sommato all'inizio del campionato, quindi definire uno spareggio è sicuramente azzardato. È una partita però importante perché, come dicevo, si arriva a questa partita all'indomani della gara con la Juventus, c'è tanta attesa, Udinese ha bisogno di fare risultato per la classifica ma anche per rimettersi in carreggiata e mettere alle spalle il periodo difficile. Cosa si teme di più del Pescara? Ma del Pescara si teme sicuramente il bel gioco che ha mostrato, la tenacia, il fatto che la squadra non molli mai, una squadra che gioca tanto e cerca appunto di arrivare attraverso il gioco al risultato, che comunque anche nelle partite in cui ha lasciato i punti agli avversari ha sempre dimostrato di giocarsela fino alla fine, quindi sicuramente quello che posso dire è che non c'è assolutamente la convinzione che arriva un Pescara che l'Udinese batterà in un solo boccone. No, ci sarà sicuramente una partita difficile perché in teoria partite facili non ce ne sono, c'è grandissimo rispetto per il Pescara e c'è sicuramente da parte dell'Udinese la voglia di far bene, ma consapevole anche di affrontare una squadra che fino a questo momento ha mostrato le buone cose, quindi chiaramente una squadra da affrontare con attenzione e, come diciamo, con grande rispetto. Bene, ti ringrazio Francesco, buona serata. Grazie a voi, buona serata. Bene, abbiamo ascoltato che chiaramente ovviamente una partita importante anche per l'Udinese, che secondo me, ma questa è l'opinione che mi sono fatto io, non so se siete d'accordo voi, aspetta il Pescara proprio per avere il rilancio. E forse ha anche ragione, perché gioca in casa contro una squadra che non è chiaramente la Juventus. Sì, si trovano in quella posizione, sono realisti, quindi è come il Pescara deve cercare di fare punti perché sono fondamentali per il campionato. Anche l'Udinese, che domenica scorsa ha disputato una gran bella partita. Sì, ha giocato bene e ho visto i giocatori, è un'ottima squadra, come ho detto prima. Bisogna stare molto attenti perché possono venire fuori da un momento all'altro, però devono prestare molta attenzione anche al Pescara perché può uscire sempre qualche risultato che nessuno si aspettava prima. Allora, ultima fascia pubblicitaria, poi torneremo per le conclusioni. 22:19 minuti, siamo proprio in conclusione e so che stanno arrivando tanti messaggi, forse non riusciremo a leggerli tutti, quindi prego la regia comunque di mandarli in onda, poi se qualcuno è interessato a rispondere lo può fare direttamente. Allora, Udinese Pescara per concludere, Tagliente. È una partita difficile, l'Udinese cerca riscatto, ha cambiato l'allenatore, è una partita forse per loro teoricamente giusta per provare a ripartire, e però il Pescara non deve andare lì a porgere l'altra guancia, andrà a giocare la sua partita sperando che ci sia una maggiore attenzione anche in difesa, una buona partita gagliarda, e cerchiamo di sbloccarci perché potrebbe essere anche invece l'occasione per il Pescara di approfittare delle difficoltà
che sta mostrando l'Udinese e magari farà arrivare questi primi tre punti sul campo che tutto sommato ci meritiamo. Gianluca, da cittadino di Porta Nuova, che dici di questa partita? E qual è l'allenatore migliore che hai avuto? Ma, per quanto riguarda la partita con l'Udinese, secondo me il Pescara deve affrontare con entusiasmo e voglia di dimostrare qualcosa, perché come ho detto prima può rappresentare qualcosa di importante per il proseguo del campionato. E quindi però sarà una partita molto difficile, perché come ho detto prima l'Udinese ha una struttura ben collaudata e ha degli ottimi giocatori. Per quanto riguarda il migliore allenatore che ho avuto, per me è stato, ne ho avuti 23, non mi ricordo, 24, 25, non ricordo, Castagner, con Ilario Castagner. Un gentiluomo, ho avuto, oltre che sì, bravo. Sì, un gentiluomo, una persona stupenda. E ho avuto un ottimo rapporto con lui, lo ricordo sempre con affetto. Moretti, dunque Udinese Pescara, vogliamo X2. Provare a fare un pronostico? X2, X l'ho messo tra parentesi però. Allora, ottimista e ben ci sta. Walter, partita difficile, ma il Pescara può trovare veramente la spinta per andare in una posizione di classifica? Una partita è un'opportunità per tentare la zampata, per rompere, togliere quello zero nella casella che per adesso è coperto da un virtuale, metterci la vittoria vera, però come dicevo prima è una partita anche da affrontare con intelligenza, cinismo all'inizio, perché loro i problemi ce ne hanno più, molti di più di noi, quindi bisogna in qualche modo approfittare di queste difficoltà, e poi intelligenza, perché se non puoi avere tutto, magari ti accontenti di avere qualcosa. Allora Luigi, su questa partita, e poi qualcuno chiede che tu dica qualcosa di negativo sulla bello, società. Era insomma, bello, cioè, il messaggio era bello. No, il messaggio era bello. Quello del... Sì. Quello precedente. Non diciamo più che le partite sono difficili, o meglio, distinguiamo tra partite difficili e partite proibitive in Serie A, perché partite facili non ce ne sono, quindi è chiaro che diciamo sempre questa, partite difficili. Beh, una cosa negativa alla società che non toglie il vetro della zona VIP, peraltro fatto, io non sto andando allo stadio, però lo ha fatto? Ah, ecco, vedi, non sto andando allo stadio, era da anni, beh, quindi a questo punto devo deludere lo spettatore, perché no, aggiungo un complimento. Sarebbe quello della tribuna stampa. Aggiungo un complimento, ecco, un po', allora mi faccio portavoce di quello. Perché anche la stampa possa sentire i rumori di ambiente, perché chi ha progettato quello stadio pensava che lì ci doveva andare, che ne so io, qualche autorità da proteggere dall'ambiente. Vabbè, questa è una polemicuccia quasi personale. Per le critiche le facciamo poi fra qualche mese, sperando di non doverle fare per Luigi, perché se le cose vanno come tutti speriamo, francamente le critiche si fanno quando è giusto farle, quando le cose vanno bene non si devono fare. Tra l'altro un momento molto positivo questo per il Pescara, perché ha due partite sicuramente tra virgolette abbordabili, difficili ma abbordabili, che possono rilanciarla. A Udine... E poi in casa mercoledì con l'Atalanta. Ecco, ricordiamo, la partita di Udine si giocherà domenica alle 12:30 e poi in serata mercoledì con l'Atalanta. E noi giovedì qua faremo il consuntivo. Faremo il consuntivo e speriamo. Però vorrei dire una cosa pure su quella con l'Atalanta. Secondo me quella con l'Atalanta è più difficile di quella che abbiamo giocato, perché anche se quasi nessuno se ne è accorto, l'Atalanta c'è già stata a Pescara e ha maltrattato il Crotone, ma soprattutto l'Atalanta è una squadra in crescita, in vistosa crescita, giovane, che ha entusiasmo e buona qualità per gli obiettivi che ha, per cui... Come si chiama? Un colonnello in società ci starebbe bene, ma l'Atalanta è, diciamo, io se devo dire ad un avversario dei prossimi tre di cui non mi fido, dico l'Atalanta, e non solo perché l'allena un amico, ma perché credo che sia oggettivamente una squadra molto... Nonché un ottimo allenatore. Sì, beh, uno che la Serie A la conosce bene. E a Udine l'ho già detto, quindi non mi ripeto. Vediamo, speriamo bene per il Pescara e per tutti i tifosi abruzzesi. Noi siamo proprio in conclusione, allora un grazie alle camere, al nostro Diego, in regia
a Danilo Cinquino, al coordinamento Naomi Polidoro e in redazione a Tatiana Conetti. L'appuntamento per voi tutti, intanto grazie agli ospiti qui presenti e soprattutto per la prima volta al comandante Moretti, un grazie ancora a voi tutti e l'appuntamento a giovedì prossimo, sempre alla stessa ora, ore 20:45. A Porto Casca e buonasera. Buonasera. Sono seduto sopra una panchina, qui fermo ad aspettare. E c'è un pallone, sta viaggiando su un prato e quando arriva mi farà sudare. Ma dimmi quando arriverai, son così teso, questa palla non arriva mai. Chissà che faccia che farai, così felice sbalordito non t'ho visto mai. A tutto campo arriverà, è un talk show del tuo Pescara, qui si parlerà.